Giunti al 2023, Volkswagen va ad aggiornare la sua ID3. Come lo fa? Con un restyling, quindi non aspettatevi novità eclatanti a livello di scocche, di motori o di batterie, ma lo fa in maniera intelligente perché fuori cambia e diventa più matura, più meno giocosa forse. Questo andrà ad accontentare un pubblico che voleva un'auto un pochino più tradizionalista. E dentro invece vanno ad ascoltare quello che i clienti avevano chiesto. E parto proprio da qui. Giusto per capirci, questa in nero è la vecchia e questa in bianco è quella nuova. E io ho aperto le due portiere proprio per farvi vedere subito una delle principali differenze. Questa parte qua, qualcuno si era lamentato e noi avevamo fatto anche un po' i cattivelli con Volkswagen proprio per la parte delle finiture che erano un pochino più rigidotte e questa zona più morbida era limitata. Bene, guardate qui cos'è successo, finiture più morbide, queste sicuramente sono plastiche soft touch e una parte della portiera che la rende più nobile, più premium, più vicina al concetto di golf che nel mondo elettrico questa ID3 vuole andare a rappresentare. Infatti qui abbiamo una microfibra molto carina, poi resta tutta la parte ambientale, questo tra l'altro è un optional che potete acquistare in un secondo momento tramite App Store, chiamiamolo così, con le luci LED e lo stesso succede qui, quindi sulla parte inferiore dove tutto resta più morbido. Cosa non va a cambiare? Non va a cambiare il posteriore a livello di qualità in questa plastica, ma va a cambiare invece la parte sempre resa più ampia della microfibra. Ora ve lo faccio vedere al volo come riferimento. Eccoci qua, questo era il vecchio con questa parte qui e questo è il nuovo modello che tutti potranno acquistare a partire da quest'anno. Ora però chiudo le porte per farvi vedere le principali novità estetiche. Partiamo dal modello pre-restyling. Ve la ricordate questa fascia qui? Questa era una fascia che a prescindere dalla colorazione era in nero ed era rialzata. Bene, qui sul nuovo modello abbiamo una struttura un pochino più tradizionale, quindi con una parte del cofano che resta intinta rispetto a tutto il resto. E mentre sono sull'anteriore vi faccio vedere una, la vecchia, e questa invece quella nuova, che sono state apportate alcune modifiche aerodinamiche. Infatti c'è questa air curtain che è dedicata a canalizzare il flusso d'aria e quindi andare a creare un'aerodinamica migliore, cosa che poi si ripercuoterà anche se in maniera ridotta sui consumi e quindi a lungo andare riuscirà a farci consumare meno. Proiettori abbiamo sempre la particolarità del LED, in questo caso però arriva l'optional dei Matrix LED che ci permette di avere un'illuminazione adattiva di maggior qualità, non qualità ma di maggior risposta alle situazioni del traffico e quindi andare a circondare le auto che ci precedono, che incrociamo, mantenendo però una super illuminazione di tutta la parte della strada. Qui le modifiche non sono così eclatanti come quelle che abbiamo visto sull'anteriore, ma intanto potete notare i cerchi, abbiamo delle novità, si parte dai 18 pollici, sono poi anche i 19 pollici e qui un altro di quegli elementi meno giocosi. Non c'è più la parte dello sticker, quindi il montante posteriore resta molto più pulito, senza quella personalizzazione, diciamo così, che magari a qualcuno poteva non piacere. Vado invece sul posteriore per farvi vedere che il bagagliaio resta sempre lo stesso. Abbiamo comunque 385 litri a disposizione, abbiamo un piccolo doppio fondo che resta sempre utile grazie a questa apertura suddivisa per mettere, lo vedete qui, il cavo di carica e quindi abbiamo la possibilità di mantenere lì delle valigie senza andare a svuotare il bagagliaio quando ci serve il cavo di ricarica. Questo perché all'anteriore continua a non esserci un frunk, quindi il front trunk, quel bagagliaio anteriore che invece alcune auto elettriche con una piattaforma diversa utilizzano. Andiamo a questo punto a vedere gli interni dove ci sono alcune novità, però prima vi parlo un attimo degli interni per chi non conoscesse questo modello. La ID3 è un'auto particolare, essendo elettrica lei va sia a porsi come dimensioni esterne in maniera simile alla Golf, qui abbiamo 4,26 metri, ma riuscendo ad avere un ingombro molto più piccolo per tutti i motori
Il passo è importante, quindi si raggiungono 2,77 in maniera simile alla Passat. Quindi avete un'auto che dentro salta di categoria e quindi va alla categoria superiore. Infatti vi faccio vedere subito, anche se il sedile è impostato molto indietro, io lo imposterei molto avanti per la mia altezza di 1,77, guardate quanto spazio ho a disposizione. E poi ho anche un discreto spazio per la testa. In questo caso abbiamo la versione con 4 posti, versione 4 posti che viene proposta sulla batteria più capiente, quindi quella da 77 kWh, esiste in un solo allestimento e si chiama Tour, mentre potete avere i 5 posti nella versione con la batteria meno capiente da 58 kWh, che magari guarda un utilizzo un po' più cittadino, e in quel caso, riducendo il peso della batteria, ci abilita il quinto passeggero a bordo. Detto questo, parto da qui perché anche qui ci sono novità, si è fatto un salto in avanti importante, hanno ascoltato le richieste dei clienti per quanto riguarda la qualità dei rivestimenti, della dashboard, i materiali, l'assemblaggio è sempre lo stesso, è sempre di buona qualità, ma i materiali hanno fatto quel passo in più. Poi ritroviamo gli elementi che avevamo conosciuto anche sulla vecchia generazione, i sedili comodi imbottiti, bella questa colorazione doppia che fa il gioco con il bianco esterno, regolazioni elettriche, una console centrale ben organizzata, perché qui avete davvero un pozzetto enorme, queste due USB-C sono di serie, qui potete utilizzare questo modulare per andare a cambiare un po' le carte in tavola e gestirvi tutti i vostri oggetti e oggettini. Lo smartphone può essere messo qui, può essere messo qui per la ricarica induzione, ma può essere messo anche in questa retina, e poi ci sono due portatazze. Entro al posto di comando, vi faccio vedere che anche qui viene ripresa plastica morbida, un materiale similpelle, e quest'altra parte anche lei in similpelle. Vedete che lei appena ha individuato la mia presenza ha attivato la vettura. Io posso comunque andare a schiacciare il tasto di avvio, in questo caso lei si predispone. Questo è una vecchia conoscenza, quindi lo schermo da 5 pollici con le informazioni sulla strumentazione, vedete che possiamo andare a visualizzare anche i consumi medi, la velocità eccetera eccetera. Poi c'è l'head-up display, che in questo caso mi viene difficile farvi vedere dalla videocamera, però è lì, è bello ampio e ci proietta un'immagine sicuramente molto comoda per non distrarsi. E poi lo schermo, qua sotto l'hardware non è cambiato, quindi è lo stesso, ma è cambiata l'interfaccia. Intanto abbiamo un software che si aggiorna alla versione 3.5, vedete che è sempre connesso, quindi potete avere gli aggiornamenti, c'è questa comodissima tendina con le scorciatoie, possiamo subito andare a cambiare il tema scuro, tema chiaro e migliorare, accedere alle funzioni rapide. E poi qui abbiamo tutte le impostazioni con questo menu molto simile al mondo degli smartphone, quindi possiamo accedere in un secondo alla parte di ricarica. Vedete che la velocità non è cambiata perché l'hardware è lo stesso, ma abbiamo un aggiornamento software che ha reso un pochino più fluide alcune funzioni, anche se per il salto generazionale dovremmo aspettare poi l'hardware di ID7. 12 pollici al posto di 10 pollici, quindi abbiamo una diagonale aumentata. Qui restano i classici pulsanti soft touch, vedete, per andare a gestire il climatizzatore, e tutto questo poi è aiutato da una serie di scorciatoie, il menu per il parcheggio, il menu per la gestione nello specifico, nei dettagli del climatizzatore, tutti gli ADAS che ci propongono anche la guida autonoma di livello 2, semi-autonoma di livello 2, quindi con l'auto centrata all'interno della corsia, e il cruise control adattivo, e poi la modalità di guida tra cui noi possiamo andare a cambiare. Cosa non è cambiato per il momento? Vedremo in un eventuale aggiornamento successivo. Il volante, che mantiene i comandi soft touch, sappiamo già che potranno arrivare i pulsanti, ma ci vuole un pochino più di tempo. E non è cambiata questa sezione. Intanto vedete che appena ho chiuso la portiera il sedile è andato avanti, c'è la funzione Easy Entry che lo arretra quando entri e poi ti porta in posizione memorizzata quando inizi a guidare. Non è cambiata questa, la parte dove andiamo a gestire solo due pulsanti fisici per i finestrini, quindi così gestiamo gli anteriori. Quando io invece schiaccio questo pulsante soft touch che ci dice dietro, rear, vado a gestire i finestrini posteriori. Insomma, un aggiornamento che va nella direzione giusta e che rende finalmente questa ID3 un'auto premium nelle finiture degli interni, nei particolari estetici, la caratterizza come più universale e meno giocosa, magari meno destinata a un pubblico che o la amava o la odiava. Invece così va a aggiornarsi con tutta una serie di caratteristiche estetiche e funzionali interessanti. Cosa non cambia? La ricarica, visto che sono qui, vi faccio vedere il classico sportellino
modellino sulla 58 kWh avete 120 kW massimi in corrente continua, la corrente alternata è sempre da 11 kW, sulla 77 kWh, disponibile solo nell'allestimento Tour, avete invece 170 kW di ricarica rapida. Per quanto riguarda i motori, invece è sempre 204 cavalli per questo modello, che ci permette di avere una buona coppia, paragonabile a un diesel di taglia media, 310 Nm per metro, e quindi una buona risposta all'acceleratore. Chiaramente sappiamo che l'elettrico è ormai un motore che ci caratterizza da una guida in cui la coppia è sempre istantanea e quindi risulta anche a parità di potenza un pochino più brillante e prestazionale rispetto al mondo termico tradizionale. E grazie a un aiutino della regia, intanto vi faccio vedere i dintorni dell'auto, vi parlo dei prezzi, perché la ID3 Life, quindi la versione d'ingresso con batteria da 58 kWh, che vi ricordo è una capacità netta, 150 kW, 204 cavalli di potenza, è disponibile a 43.600 euro. È chiaro che il prezzo sale un pochino di più, ma sale anche la dotazione di serie, perché abbiamo diverse caratteristiche incluse fin da questo primo livello, tra cui i pedali play e pausa, quelli che vedete lì, quindi questa personalizzazione, tra cui le USB-C e tra cui il plug and charge. Infatti sulle colonnine Ionity o su quei provider che abiliteranno questa funzionalità, voi potete ricaricare senza tessera, senza applicazioni, semplicemente alla Tesla infilate il connettore, la ricarica parte e poi vi arriva la fatturetta. Il listino poi si alza e sulla versione da 77 kWh arriviamo a 56.650 euro, che è il prezzo per avere la batteria più capiente, quindi per fare più chilometri con una carica. Per il momento questo è tutto, se volete altre informazioni sulla nuova ID3 fatemelo sapere qui nei commenti. Io vi saluto, alla prossima. Luigi Melita per HD Motori, ciao!